Allora, secondo me, no, italiano. Lo chiede, secondo me sì. Questo è perché sono una persona che sopravvaluto. Dovrei veramente calmarmi un attimo. Voi indovinate sempre a differenza mia. Ma anche se non. Ma anche se tengo. Ah, pure se tengo premuto e non rilascio. Minchia, questo è un gioco pazzo. Let's play. Ogni eventuale salvataggio precedente verrà sulla scritto. Continuare comunque. Yeah. Chiamo Price. Ah, esce dal menu ma dall'applicazione. Ok. Ce la faremo, ragazzi, vi giuro. Cazzo Marco, scusatemi. Allora, facciamo che se becco esci. Vabbè. Ci ho provato col destro. Yo Price. Per entrare nella compagnia ho dovuto sfrattare delle persone dalle loro case. Quale compagnia? Era questa la natura del mio lavoro. Ma divenne presto chiaro che il mio lavoro non faceva per me. Sai, c'era questa dolce anziana vedova chiamata Mr. Godwin. E le ho confiscato la casa. No. Qualcosa è scattato in me. Non mi ha mai incolpato di niente. Ma ancora non riesco a perdonarmi. Specialmente da quando è venuta a mancare. Cazzo. Alla fine ho perso la voglia di vivere. Ma ho messo la canna al fucile in bocca e ho deciso di porre fine a tutto. Merda! Marco, passa un po' il gioco. Ok. Di schiacciare. Dove trovo? Io non dovrei esistere. Sei morto? Non dovrei esserci più. C'è niente. Oh! Ciao! Scusami, dove sono? Tu chi sei? Io sono Ragione. Fortunatamente non so come spiegarti meglio ciò che sono, ma sono la tua guida, se me lo permetterai. La mia guida? Ti voglio ascoltare ciò che ho da dirti. Non capisco. Io sono una parte di te. Noi due siamo connessi. La ragione? Sì, capisco quanto ti debba sembrare strano. Qual è questo posto? Una domanda senza risposta facile.
Non riuscirai a spiegartelo, non riuscirai a spiegartelo. Non capisco, ero pronto a premere il grilletto. Sì, non sono sicuro che ci sia un buon modo di spiegartelo, e già siamo a tre. Ma sei venuto qui per un motivo. Volevo solo farla finita. Non riuscivo più ad andare avanti. Perché mi sta succedendo tutto questo? Ecco, vedi, ci sono ancora molte cose che devi capire. Come fare a perdonarti, per esempio. Non sono sicuro di poterci riuscire. Oh, sarebbe molto difficile al momento. Ma puoi fidarti di me. Vedi, quello che devi fare è ritrovare te stesso. Trovare speranza è l'unica strada verso la guarigione. È tutto così difficile, ma non sembra, eh? Ti prego, trova speranza e le cose cambieranno. Ci posso provare. Non chiedo altro. Ci rivedremo presto. Chiedo scusa, c'è qualcuno in casa? Buongiorno, può aprire la porta per cortesia? Ehi! Merda! Quello ero io qualche anno fa. Pensava ai soldi comunque. Perfetto. Yeah, che bello. Scusate, voglio prendermi in giro. Questo gioco vale già più di un euro, di tanto anche. Marco, io non si è giocato il primo, e quanto dicono è fondamentale per capire. Comunque abbassa un altro pochino. No, non l'ho giocato il primo. Non ho giocato il primo. Non ho giocato il primo, no. Bisogna giocare il primo. Sono 2 euro. Ok, gioco quello. Adesso un piccolo switch. Ma là sei un po' un coglione. No, no, no. Steam. Restraint, deluxe edition. Ah, ma è un po' la storia che ha raccontato lui. Mi sa che gioco a questo, fregandomene il cazzo. È il prologo. Perché sono qui? Sono morto? O sono vivo? Adesso tu non salva automaticamente i progressi per salvare e interagire con questi oggetti. Ok. Oh. Operativa della fata su allora, ehi. Mi è sempre piaciuto stare attorno al fuoco. Oh, e quella cos'è? C'è qualcosa di strano nel camino. Forse posso toccarlo con qualcosa?
questo cos'è? Dovrò guardarlo più da vicino. Dovrebbe che messo fuori dal bandanere, cazzo. Non posso permetterlo. E ora? Ancora un po'. E ora? Perfetto. Deve calmarsi sto gioco comunque. Bagno? Bagno non molto poetico. Nasconditi. Una radice vecchia e sporca. Gli manca una manopola. Wow, questa doccia è proprio arrugginita. Il tubo potrebbe venire via facilmente. Ok, andiamo al camino. Di solito oggetti, scegliere uno e premi W. Ma dice che per metterlo prima via, via. Ma come stai questi giorni? A me questa è stata la seconda missa, io vivo in maniera triste e monotona, che palle. Sta passando molto velocemente. No, era la cazzo. Sto bene comunque, sto meglio. Prendile e basta! E questo che diavolo è? Sembra essere una manopola per una lavatrice. Ma oh, come. Oh merda! Oh wow! Oh, sbaglio o in mezzo alle ombre si è mosso qualcosa? Vediamo! Non sembra. Domando se vada incastrata qua. Prima del mostro! Cos'è quel rumore? Mi ero subito svelto. Come diavolo era? Perché c'era tutto ciò? Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa. Vediamo. Un cubetto di ghiaccio? Sembra piuttosto familiare. Adesso c'è qualcosa dentro il cubetto di ghiaccio. Andiamo subito a scioglierlo. Wow. Molto
Ma era gigantesco sto cubetto. Scusa, si è già sciolto, ok. C'è questo sgombretto di ghiaccio. Una chiave, ma dove devo usarla? Da qualche parte che è chiuso. Se non sbaglio era la parte chiusa. Questo qua? La porta è chiusa. Ecco, ho sbloccato la porta. Let's go! Una stanza un po'... Auto usando. Oh cavolo! Dove sono andato? Boh, lascio liberarti di me. Scusa, ma non penso di sapere chi sei. Sono io, il tuo vecchio amico, Avidità. E dici non conoscermi? Avidità? Che vuoi da me? Vuoi che tu non ti dimentichi di me? Avrei bisogno di me e, nel, e della mia spietatezza. Come avresti mai avuto successo senza di me? Senti, c'è un motivo se cercavo di cambiare. O senza di te non avrei avuto altrettanto successo, ma... Forse avrei passato una vita migliore. Una vita migliore? Sciocco! Hai avuto ciò che ti meritavi. Ma da quanto era mutato, ragazzi? Da pochino. Ma come cazzo? Ah, forse mentre mi stavo pulendo il naso. Con le mie gambine corte non riuscirò mai ad arrivarci? Ma il nostro tubo sì. Questo che accidenti è? Ho come l'impressione che mi tornerà utile. Ma sei uno stupido. Sappiamo già cos'è. Potreste passare un po' l'auto del gioco? Ancora? E quello che cazzo è, oh? Che cazzo era quella cosa? Ma qui non c'è una porta, non so dove fa? Così ottimo, ma come fare rima con Ezio Greggio? Non penso. Eccoci qua. Ecco fatto. Thank you.
Evviva! Fatto, credo. E adesso? Succederà qualcosina? Si è spento il camino. Il fuoco si è spento, ma perché? Niente ha più senso. Qual è il senso di tutto questo? Oh, wow. Oh, wow. Merda. Merda. Oh, cazzo. Non avvicinarti. Dammi lontano, ti prego. Oh merda, oh merda. Sono così confuso, cazzo. Quella cosa mi ha preso. Speranza mi ha abbandonato. Ma allora, devi trovarla tu. Questi sono contratti. Ah, contratti firmati da me e dai miei clienti. Mr. Goodwin, Mr. Taylor. Minchia, la signora. Non sapevo cosa ci fosse in ballo quando io ho chiesto di firmare. Se solo. Se solo cosa, se solo cosa. Si è spaventato, ragazzo? Ah ah ah. Chi cazzo sei, oh? Vabbè. Se solo avessi giocato il primo. Hai ancora paura del buio? Guardati, un uomo grande e grosso spaventò la sua ombra. Non è vero, sono andato nell'oscurità fin dall'inizio. Ah ah ah. Fatti vedere. E là? Cosa si prova nell'oscurità? Cosa si prova a perdere la speranza? Chi sei? Raccogli quello che semini. Per rispondere alla tua domanda, sono agonia. Che palle, agonia, sei il più idiota di tutti. Lasciami stare, ne ho già avuto abbastanza di te. Non posso semplicemente svanire. Posso sembrare maligno, ma nessuno può sopravvivere senza di me. Ti ho sopportato così a lungo, non ce la facevo più. Ti prego, lasciami stare, non ho bisogno di te. Proprio non capisci un cazzo, eh? Non impareresti senza di me. Il mio scopo è farti soffrire. E facendolo ti tengo in piedi. Merda, ma io non sono un TikToker. Manca poco, amico mio. Salviamo perché non voglio assolutamente sentire agonia. Davvero minacciosa questa agonia, veramente una troia, sì. Voilà! Mamma? Papà? Perché siete qui? Questo cos'è? Siamo una parte dei tuoi ricordi, siamo i tuoi genitori. Non siamo ragione, speranza, amore o nessun altro. Mangiamo come loro strumenti, andando in posti che non possono raggiungere. Sei in un luogo oscuro, figliolo. Come ti senti, tesoro? Io non lo so. Non sono sicuro di provare ancora qualcosa. Ed è esattamente per questo che siamo qui, figliolo. Tuo padre ha ragione. Siamo qui per ricordarti che non tutto è perduto. Che c'è ancora speranza, ancora qualcosa per cui combattere. Capiamo che deve essere difficile andare avanti, figliolo. Mi mancate così tanto.
State bene? Non preoccuparti per noi, tesoro. Ci incontriamo di nuovo, ma non è adesso il momento. Cerchiamo di finire questo presto, così possiamo andarcene da qui, caro. Hai ragione, tesoro, il caffè qui è orribile. Mamma. Figliolo, siamo stati mandati da amore. Questo è un luogo oscuro, devi cercare di uscirne, altrimenti ti consumerà lentamente. Questo posto non piace neanche a me. Cosa posso fare? La musica è estenuante, non ce la faccio più. Prendi un bel respiro concentrati, tesoro. Pensa alla luce. Mamma mia, grazie. Mamma mia, grazie. No, peggio della mucca di ieri non saprei che l'ha letto, veramente non penso. Oh merda. Ok. Questo sì che è diverso. È una panca da falegname. Sto morendo, cazzo. Lì c'è ancora della legna, forse per preparare lo steccato? Non sentivo la parola steccato da un sacco. Anche questa musica in qualche modo riesce a essere un rompimento di coglioni. Ah, un campo di patate. Adoro il profumo. Non fa nessun profumo un campo di patate, io lo so bene perché ce l'avevo uno. È molto di terra. Che incantevole casetta. Chissà che ci abita. Tesoro? Hai già riparato lo steccato? Scusa, no, non ancora. Fai con calma, tesoro. Nel frattempo farò una torta di mele. Wow! Oh, ok. Anch'io voglio vivere così. Tesoro? Non ho ricostruito la sua. Non ho riconosciuto la sua voce. Però sembra avere più o meno la mia stessa età. Devo ammetterlo, mi ha fatto sentire piuttosto bene. Qui deve esserci un martello. Diamo un'occhiata. Trovato. Oh yeah. Beh, è davvero accogliente. Qui è tutto così tranquillo e silenzioso, eccetto questo piano infinito. Direi che questo posto mi piace abbastanza. Non c'è niente da inchiodare. Altro l'ho steccato. Ok, ho bisogno di segare un po' l'asse. Dovrebbe andare. Sto riparando lo steccato. Ok, avrò bisogno di un martello e qualche chiodo. Dovrebbe bastare. Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuto fare cose del genere. E invece sì, ci vuole sempre un po' di manodopera per riconnettersi al mondo, stupido. Oh merda, ragione, che cazzo fai? Meglio non farlo piangere sto diavolo allora. Di che parla questo gioco? Di sto tizio che voleva ammazzarsi perché era un avaro di merda. Ti stai divertendo? Grazie, De Manganello, grazie per l'abbonamento. Sì, credo di sì. Mi sembra di essere un disco rotto, ma dove mi trovo di preciso? Sono così felice di vedere un piccolo sorriso nel tuo viso. Sei nel regno di speranza. Questo posto è un'illusione, ma potrebbe riflettere la realtà. Illusione? Ci avrei scommesso che non sarei potuto rimanere qui. Dai, dai, non fare così, stupido coglione del cazzo. Ti ho detto che potrebbe riflettere la realtà, giusto? E cosa vorrebbe dire, scusa? Basta guardarsi intorno. Perché questo non potrebbe essere il tuo futuro? Perché dovrei meritare qualcosa di simile? Tutte quelle vite che ho rovinato. Sei troppo severo con te stesso, idiota. Stavi solo facendo il tuo lavoro. Tutto quello di cui avevi bisogno era una spinta nella giusta direzione. Hai mai fatto in modo che ti entrasse nel profondo pervadendo di l'animo? Grazie il cazzo, vabbè. Ci ho provato davvero, sai? Ma non è un compito facile, ho deluso me stesso. Beh, questo è il tuo viaggio verso la guarigione. Nessuno ha detto che deve essere facile. È una buona occasione per guardarsi intorno ancora un po'. Ricarica le tue batterie sotto questa luce energizzante. Ne avrai bisogno quando ti addentrerai negli oscuri meandri della tua mente. Grazie ancora, ragione. Farò del mio meglio. Ciao, bro.
Vuoi mangiare la torta di mele da noi, Raggio? Ehi? Ok, sto entrando. Lo sapevo che era tutta una merda dentro. Ragione, rotto il cazzo. Sembra una merda sto gioco. Rarasta, sei tu una merda. Hai ragione, il più figo di tutti. Fantastico, torniamo in questo schifo di mondo. Rarasta è un classico serpe verde, è vero. Secondo me neanche, è un tasso rosso. Oh, è uno dei contratti, c'è cioè uno di quelli là che, per cui lavoravo. Probabilmente sta cercando Mr. Blackwell. Non hai bisogno di cercare oltre, eccomi qua. Perché dovrei cercare proprio te? Perché sta cercando proprio te? Non è ovvio. Sei venuto a vedermi dal vivo. Evidentemente la mia reputazione mi precede. Certo, quindi cosa faresti? Ancora fai il finto tonto? Bene, lo farò anche io. Sono un uomo con molti talenti. Sono coraggioso, impavido, bello e piuttosto popolare fra le donne. Tuttavia io, George Blackwell, sono un maestro dell'arte delle carte. Sono invincibile. Buon per te. Beh, io devo andare. Aspetta, aspetta, c'è dell'altro. Che palle. Potrei continuare a parlarti delle mie gesta. Ma facciamo di no. Ma sei nuovo qui, non è così? Ottimo intuito. In questo caso permettimi di ispirarti una cosa. Siamo all'incirca... possiamo dire che siamo bloccati qui. Ma dai. Vedi quel gorilla laggiù? Una volta al giorno uno solo di noi può uscire, ma solo per qualche ora. Continua. Abbiamo un accordo con le altre persone. Una volta al giorno giochiamo a carte e il vincitore ha la possibilità di uscire. La possibilità di risolvere l'enigma al di là della porta. Ok, direi proprio che non c'è nulla di strano. Fortunatamente sono il maestro delle carte. Non ho mai perso ed è per questo che sono io a uscire dalla porta ogni giorno. Ho capito, sei bravo. Pensi di poter partecipare anch'io? Tu? Contro di me? Ah, certo ragazzo, sarai esilarante. Non vedo l'ora. Deve essere tornato per sentire le mie geste eroiche. Una volta ho combattuto una bestia gigantesca. Forse dopo. Ciao. Posso passare per favore? Grrr. Forse dopo. Voilà. C'è qualcosa di sospetto in lui. Hai ragione. Continua a vincere contro ogni probabilità. È un cheater. Prima o poi la sua fortuna girerà. È stato stupido accettare le sue condizioni. Oggi sarà il nostro turno. Lo spero, caro. Come diavolo fa a vincere ogni volta? Ho una sensazione al riguardo. Calma di tesoro. Però hai ragione, c'è qualcosa che non va. Vinciamo il sub oggi, tesoro? Sono certo. Lo spero proprio, non abbiamo mai vinto prima. È solo questione di tempo. No! Ho 1062 peli nella gamba destra. Grande cavio. No, ma la rasta non sarebbe mai un cazzo di serpeverde. Sicuro tasso rosso. Sicuro. Però che il cappello gli dice, gli sta per dire corvo nero e poi gli fa coglione, la stronza, lui no! Dove pensi di andare? Quella sarebbe la mia stanza, sai? Ah, scusami, qua ci sono il suo cheat. Ma qua per me è giunto l'ora di andare a Nanna, buona live, ma bacio pavosa, è ripugnante. Me lo prendo tutto, ma... mi sa che forse... Egitto, sono un serpeverde. Non è vero, sono un tesoro rosso. Capisco il linguaggio dei serpenti. Si vede che non sa niente serpeverde. Non erano loro. Harry Potter e Grifondoro e sapeva il serpente. Si vede che non sa niente. Si vede che sei un tesoro rosso idiota. Sei un corvo, la rasta. No, no, tesoro rosso. Sbannate sdrumo.
Il Ciao Marco, malinconico. che bella nottata a caso quando ci sei tu. E vai. Grazie per le live e di tutto, ti si vuole bene. Grazie. Comunque è assurdo che tempo fa parlavi della verità su Dario Moccia e un mio gran amico con cui parlo a volte di te mi spiega che ha incontrato a caso un suo fan della sua età, troppo convinto delle idee di Dario, a chiedere ad Alexa di mettere Kirby su Prime Music, PLS. Non ho capito la storia di Dario. Fan di Dario, cioè di che parli? Vabbè, comunque, grazie mille. Zitto nerd. Tasso rosso. Tornato su Ricurri. Dov'è? Dov'è? Dov'è Suri? Dov'è Suri? Che mi sono rotto il cazzo di Lara Rasta e tutti gli altri taquironi di merda, tutti quelli che fanno finta di essere Daniele. Dov'è Suri? Io ho fatto il test e sono uscito Grifondoro. Io cavolo, io Corvo Nero. Ah, nel senso che la ragazza si comporta da Suri, ma magari il cazzo. Ma cosa sono te? Che casata sono? È il pupone. È un tasso rosso, però uno dei capi. Guarda la mia ragazza che dorme accanto a me e io sto guardando lo screen time, consigli? Farle un grattino alla testa. A me piacerebbe sentirlo. Ehi, cosa stai facendo? È da maleducati, lo sai? Smetti di urlare e lasciami in pace. Ehi, silenzio! Ma cosa vuoi? Mi spiace, ho bisogno di una mano per il concorrere a rompicapo? No, ce la faccio da solo. Smetti di urlare al nostro ospite. Perché non gli permetti di darti una mano? Hai già passato diverse giornate su quell'affare. Zitta, donna! Signora, non provare a parlarmi in quel modo. Resti meglio a dargli quel rompicapo, altrimenti. Mi dispiace, amore mio. Va bene, non riuscirai mai a risolverlo, però. Ci proverò comunque, grazie. Come ti pare. Buonasera, come va? Piccione rigido. Bene. Gioco particolare, la musica rompe il cazzo, ma è carino. Va, amico, vattene. Oh, merda. Sembra una noia mortale sto gioco, parere personale. Finora stava andando liscio. Vediamo. Sembra un uomo intelligente. Beh, ti ringrazio. Hai bisogno di qualcosa? Non riesco proprio a risolvere questo rompicapo. Forse mi puoi aiutare? Stai parlando con l'uomo giusto. Io, George Blackwell, sono il maestro dei rompicapi. Dammelo per cortesia. Ecco qua. Adesso ho bisogno di concentrarmi, non dovrebbe volerci molto. D'accordo. Come sta andando? Oh, è davvero concentrato. E si entra qua. L'occhio cremisi. Una cassaforte è fatta di acciaio massiccio. Stanno nascondendo qualcosa? Ho bisogno della combinazione per scoprirlo. Grazie, Lynx! Buonasera Marco, Oh merda. grazie Mi per aver caricato i bot. serve giusto una penna per scrivere la soluzione. Grazie, ho aggiustato quel problema comunque. Il ragazzo rimarrà strabiliato dalla mia magnificenza. Forse potrebbe addirittura ricompensarmi? Oh, emozionante. Ok, vecchio George. Concentrazione. Si sta sbottonando i pantaloni? La combinazione. 6, 4, 9, 6, 4, 9. Ora con la mia penna sono a posto. Questo vuole mettermi un completo per impressionare sul serio un ragazzo. Sì, sono sicuro che ne rimarrebbe super impressionato. Oh merda. Voi pensandoci forse è stato un po' troppo? Sì, devo andarci leggero. Tempo di strabiliare. Scienza thailandese che riaccompagno sempre al breve quando stacchiamo dal lavoro è troppo carina, le chiedo di uscire o potrebbe pensare che l'accompagno solo per secondi fini. Ma è un bellissimo secondo fine quello là di uscire con una persona perché ti piace di più, non avere paura, diglielo. Marco, a cosa era dovuto quel problema? Perché ho visto che altri ce l'hanno e non sono riuscito a risolverlo. È facile, bisogna andare sulle impostazioni dei VOD e a quanto pare hanno messo in automatico con delle nuove patch, che cazzo ne so. Non, cioè, su pubblica automaticamente VOD era messo su no,
Cioè non c'ha la spunta. L'ho dovuta rimettere. Probabilmente hanno patchato il sito e si è messo solo in quel modulo. Anche Mario. Succhia cazzi, ma che succede? Sì, me l'ha detto K di farlo. Sei, quattro, nove? Che diavolo è questa roba? Oh, ho capito. Sta barando con le carte. Questo qualche genio tira fuori un asso dalla sua manica. Ecco perché vince sempre. Penso proprio che lo saboterò. Se dovrebbe andare bene, non si accorgerà di nulla finché sarà troppo tardi. Sempre sta cazzo di cose. Che paura. Come ho fatto a sabotarlo? Boh. Come sta andando? Ma davvero non c'è entrato. Posso passare fuori? Era 26? Ricordo dell'incubo. Che diavolo è questa roba? È così ipnotico. Oh! Che cos'era quel rumore? Non quella cosa, non di nuovo. Sono terrorizzato. Siamo Oliver 3? Sì, eccomi qui. Avvicinati. Non mi piaci, va, vattene. È troppo buio qui. Che c'è? Stai per piangere? Non vale nulla. Ti prego, vattene. E finito amici a scuola ridono di te. Ehi, aspetta. Tu non hai amici. I tuoi genitori non ti amano, non ti vogliono, ti abbandoneranno. Mamma! Papà! Oh cazzo! C'è qualcosa che non va, tesoro? Hai avuto un brutto sogno? Io ho sentito di nuovo i sussurri. Oh, il mio piccolino! Non c'è niente di cui avere paura, Rarasta. È solo la tua immaginazione. Ma c'è ancora la stanza, mamma. Ho paura. Non c'è nessuno qui, non avere paura. Le cose sembrano diverse quando è buio. Ma è la stessa stanza sicura che vedi la luce del giorno. Dovresti tornare a letto. Domani avrai un gran giorno. Che giorno è, mamma? Non essere sciocco. Domani è il tuo compleanno. E domani? Evviva! Shh, papà sta dormendo, dovremmo far piano. Scusa, mamma. Adesso torno a letto, stupidino. Oh, ok, mamma. Buonanotte, tesoro. Oh, merda. Chi ha detto? Non ho sentito niente. Non ho detto niente. Sai, c'è paura della rasta, manca solo tre del creator e siamo a posto. Ha detto i rasti sono fighi. Yeah, sì. Avevo gli incubi quando ero bambino. Quando si gioca? Che rompiamo il culo a quell'idiota. Riuscire a risolvere il puzzle? Era troppo difficile per me. Ah! Ho dovuto dargli una sola un'occhiata e l'ho risolto. Veramente una bazzecola. Ma ripeto, queste cose sono semplici per me. Ecco, prendi questo come prova, così potrai rimanere stupito. Andiamo da quelli. Come? Tieni qua, l'ho risolto, stupido. Ehi, sono uscito di sopra e rompicapo. Ho pensato che forse avresti voluto indietro. Ce l'hai fatta, eh? Non sono convinto. Metti da parte il tuo dannato orgoglio per una volta, vecchio pazzo. Sì, amore mio. Va bene allora. Vediamolo. Il quarto, la sinistra, cerchio e triangolo. Oh merda. Si gioca? È giunta l'ora, mio caro. L'ora per cosa? Per giocare a carte. Lo hai scelto a noi, suppongo. Ovviamente morissi a noi. Ti ha aiutato. Ok. Questo gioco è chiaramente ispirato ai PT, certo.
D'accordo, le regole sono semplici. Il vincitore otterrà il diritto di andarsene. Giochiamo a carte. Ehi, come state? Chissà se Mr. Blackwell vincerà di nuovo. Non ci scommetterei. Avrete una bella sorpresa. Eh? Comunque oggi mi sento fortunato. Ah! Questo non è un gioco di fortuna, è un gioco di abilità. E quindi non può che esserci un unico risultato. Siete fin troppo confidente, Mr. Blackwell. Non può vincere sempre. Il tempo ce lo dirà, signora. Sempre gli stessi discorsi. Perché non riusciamo ad andare d'accordo? Che vinca il migliore. No! C'è qualcosa di sospetto nelle sue vincite continue. Ma siamo preparati. Eh? Giochiamo e basta, ok? D'accordo allora, mostratemi le vostre mani. Regina di picche. 10 di cuori. Jack di fiori. 8 di picche. Re di quadri. Il nuovo arrivato sta vincendo. Mr. Blackwell ha bisogno di un asso per vincere. Non può farcela questa volta. Oh, sciocchi. Ammirate. Che cos'è quella? Mr. Blackwell! Lo sapevo. Sta barando. No, è solo che... Furbastro! Ma non capite? Sono così vicino. Voi non avete le capacità. Zitto! Calmatevi, vi prego. Caro, sai cosa fare? Sì, cominciamo. Ma che cazzo... No, cosa? Aspettate! Mi sa che quel furbastro è diventato Redwell. Perché l'hanno ammazzato col sangue. Ah, ma allora non sono io, è il gioco che si rimpicciolisce. Ah, è perché era Blackwell col sangue Redwell, bella questa. Hai sentito Claudio? Ma che diavolo è successo? Devo andare avanti. Vabbè. È un vecchio proiettore. Sembra che manchi la bobina. Quanto dura sto gioco, bizzardone, puoi dirmelo? Secondo me ti stai rimpicciolendo anche tu. Ah, ora è a posto, ora è a posto. Perché ti guardo? Ma che cazzo ne so io? Vorrei salvare. Cosa diavolo è questa macchina? Quel cazzo di coso. Marco, il sacchino l'hai droppato, ci gioco per conto tuo. L'ho veramente droppato, dovrei riprenderlo. Magari la prossima volta ci giochiamo. Una postazione per il lavoro per tagliare la pellicola. Si salva qua? No, è da ombrico. Uela! Ragione! Tu e la tua patella! Se alla fine ragione muore mi incazzo, eh? Voilà! Sono qui? Come ti senti? Confuso. Non ho spedito 2 ore, quindi 3 orette. Marca quanto un bel gameplay di FIFA. Presto. Cosa sta succedendo? Ragione. Stai facendo progressi. Sono dannatamente sicuro di non sentirmi meglio. Sì, ma puoi ristabilirti solo con un po' alla volta. Devi comprendere le cose fino in fondo. Perché conoscere qualcosa non significa che te lo comprenda appieno. E alcune cose puoi afferrare solo trovando te stesso, trovando speranza. Capito, trovo speranza e ogni mio problema si risolverà. Non c'è bisogno di essere sarcastici. Le cose non sono mai così semplici. Ma tu questo lo sai già, vero? Mi spiace, è solo che proprio non riesco a capire. Non ne hai bisogno, non ora. Ma vai avanti e alla fine te ne renderai conto.
Oh, grazie per l'incoraggiamento, ragione. Ma non essere uno stronzo, ho ragione. Sii forte. Oh merda, c'è il mostro. Come tutta roba che avevo. Ma che cos'è alla fine? Olè. Non c'è video, manca solamente qualcosa. Sempre rumori terrificanti. Oh! Io mi fermerei qua. Carino. Passa veloce e per farsi compagnia sto gioco qua. Niente di che. Comunque ragazzo che ti ha fottuto la key avrebbe potuto anche non farlo a sapere che gran pezzo di merda è sto gioco. Dai ragazzi, non è veramente niente male. Abbiamo davvero, davvero un gioco di peggio. Che poi questi giochi belli ma che non fanno paura. Già, è veramente la nostra maledizione. Trovarli, cioè, quelli fatti meglio, tecnicamente, sono quelli che non spaventano. Che palle.